Io consiglierei di guardare Christian perché si sono raccontate un sacco di storie sui supereroi, ma nessuna come questa. Non so mai rispondere a queste domande. Perché no? Io lo consiglio perché è una storia che gioca col sacro e col profano. Ti prego. Prete, sta in chiesa? Sono vestito da prete? No. Sicuramente è una serie originalissima. In nessun racconto, in nessun fumetto c'è un supereroe così e intorno ci sono tanti personaggi che brillano grazie a lui. Perché non c'è niente come Christian. Non lo so perché non l'ho visto. Tu sei offeso. Dai, io invece mi sono tagliato, non è mio problema. Salato. Salato, il sangue o no? Diciamo che rispetto alla violenza senza speranza, questa è una violenza che porta poi ha una speranza diversa. Insomma, non lo so, può fare compagnia. A me quest'idea che rispetto alla criminalità si possa avere quest'ottica anche deformante che ne tira fuori pure la sua inutilità o imbecillità mi piace molto. Ci sta. Vabbè, Christian, gli è successa una cosa che è difficile da spiegare, no? Te l'ho detto. Però da quando mi ha toccato la mia vita è cambiata. Te fidi o no? A vederlo così, non darei manco una lira. Vabbè, quello lo capisco.